Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, e questo è il terzo video di oggi. In questo terzo video vi spiegherò come mettere 13 auto in garage, ragazzi. Sì, 13 auto per ogni garage che avete. Allora, facciamo conto che io volessi mettere questa auto, non so, nella rastrelliera della bici, per esempio. Cosa devo fare? Non è che devo necessariamente uscire dal garage con quest'auto, era per farvi vedere. Però tenete a mente che io voglio mettere quell'auto lì nella rastrelliera della bici. Cosa faccio? Come avete visto nei due video in precedenza, come vi avevo già detto nel primo video, questo è uno di quei glitch che nasce dal primo video, diciamo. Allora, cosa dobbiamo fare? Prendere la bicicletta, la famigerata bicicletta, ragazzi, e cominciano le gaffe, le top, e arrivare all'altro garage e fare lo stesso procedimento degli altri due video che avete visto, cioè suicidarvi in pratica. In buona sostanza è suicidarvi. Fatto questo, andremo a vedere il resto del video. Io manderò abbastanza velocemente il video perché altrimenti sarebbe stato un pochino lungo, però comunque diciamo che parte di questo glitch la conoscete già, perché chi avrà visto i due glitch in precedenza lo conosce già. Comunque sì, andiamo a suicidarci con la bomboletta del gas della serie ammazziamoci col gas. E fatto questo, ci allontaniamo dal garage e richiudiamo il nostro veicolo che vogliamo passare in rastrelliera. In questo caso la Surano, quella rosa, ve la ricordate? Eccola qui. Allora, fatto questo, andiamo nel garage dove vogliamo fare il glitch, in questo garage dove ci siamo suicidati. Andiamo al punto azzurro e in questo caso, come state vedendo, non abbiamo più la Surano ma abbiamo la bici, quindi facciamo il cambio da un posto all'altro e ci ritroveremo la Surano nella rastrelliera dell'Eclipse Tower, ragazzi, sì, nell'altro palazzo. Quindi in questo caso noi abbiamo nell'Eclipse Tower, al posto della bicicletta, abbiamo una Surano. Adesso vi mostro una cosa. Possiamo rimpiazzare questa bicicletta con un'altra auto, ma non possiamo farlo con il sito internet. Ad esempio, io adesso vado per comprare una Cari Rebel, però come andremo a vedere non mi fa rimpiazzare, perché nella voce dove dovrebbe essere la bici non c'è nulla, dice come se non avessi posti in garage. Quindi cosa fare per poter eliminare definitivamente questa bici? Non la vogliamo noi, no? Vogliamo metterci un'altra auto e tenere le auto in rastrelliera dove si mettono le bici. Allora, che cosa basterà fare? Così, andare in strada, prendere un'auto qualunque, uno scassone della strada, metterlo in garage e rimpiazzarlo semplicemente con la bici che abbiamo lì. In questo caso potremmo rimpiazzare tranquillamente. E adesso, va bene, io prendo sto scassone qui giusto per adesso andremo a vedere all'Eclipse Tower come io ho salvato la mia Surano nella rastrelliera, ragazzi. E niente, vi ritroverete l'auto nella rastrelliera. Per fare questo, per mettere 13 auto in ogni garage, dovete ripeterlo 3 volte di fila questo glitch. Niente di più semplice, mi sembra una cosa abbastanza semplice da fare. E quindi ragazzi, buon glitch a tutti, un saluto da Maxi e al prossimo video. Ciao a tutti.